Hai mai pensato di aprire la scuola del tuo settore? È una domanda che ti può sembrare un po' strana, in realtà non lo è. Un ottimo modo per fare marketing dei contenuti, un ottimo modo per fare infomarketing, così si chiama, è proprio quello di creare una vera e propria business unit. Prova a pensare al tuo business, prova a pensare al mestiere che fai, prova a pensare alla tua azienda che produce oggi prodotti e servizi, prova a pensare di aprire una costola della tua azienda che di mestiere che cosa fa? Produce continuamente, ma in maniera importante, contenuto formativo e informativo per il mercato. Ecco il concetto di scuola. Il contenuto formativo e informativo serve proprio per acculturare, per trasferire contenuto, per trasferire know-how a chi? Ai clienti, agli stakeholder, a quelli che sono, diciamo così, quegli interlocutori in termini di target che interessano a te, alla tua azienda. Perché fare questo è un'opportunità molto importante? Perché se il tuo brand viene associato dai clienti, dal mercato, al contenuto che tu brand stesso diffondi nel mercato, cioè se il marchio della tua azienda viene associato al valore che l'azienda stessa con una sua costola produce per il mercato, beh, quando il tuo cliente potenziale avrà bisogno di ciò che tu vendi, avrà un interlocutore certo a cui rivolgersi, che sei tu con la tua azienda. È chiaro che la sfida è una sfida importante, una sfida tosta, perché questi sono progetti importanti. Però ti assicuro, cioè diciamo così, il mio invito è quello di non sottovalutare questa opportunità, perché ti assicuro che se riesci a mettere in moto questo meccanismo, il valore aggiunto del tuo brand, della tua azienda sale, il valore percepito sale, i tuoi clienti acquisiti e potenziali sarà decisamente superiore, aumenterà, i benefici che ne trarrai saranno veramente importanti. Quindi non scartare questa ipotesi, non sottovalutare questa opportunità, perché creare l'Academy, ho detto scuola per farti capire il concetto, creare l'Academy, creare quel brand sotto, vicino, affiancato a quello della tua azienda che abbia questa funzione, non solo è cosa buona e giusta, ma è estremamente importante. Ricordati, e completo il ragionamento, che queste attività non vengono fatte dai tuoi competitor, se prendiamo, diciamo così, la maggioranza del mercato, non vengono fatte, quindi un ottimo modo per distinguerti, per prendere e acquisire vantaggio competitivo e per diventare una realtà ancora più forte di quella che sei. Tutto ciò è fattibile, naturalmente, nelle modalità giuste anche da una PMI, quindi non scartare l'ipotesi di poter essere tu il promotore di un'attività di questo tipo nel tuo settore, nel tuo contesto. Naturalmente contenuti formativi significa video, libri, webinar, eventi, insomma tutta una serie di attività di marketing messe sotto un cappello confezionato ad hoc che sia una vera e propria branch della tua azienda. Apri la scuola del tuo business, è un progetto a cui puoi pensare di lavorare, se non subito, magari nel medio periodo.